Questa è la torre di Nitara. Nitara dovrà affrontare un'incredibile scalata. Non si sa per fare cosa, ma lo scopriremo alla fine. Anche lei ce l'ha su con Shang Tsung? Molto probabilmente. Il primo maledetto che affronterà e che sterminerà è Kung Lao e Scorpion. Se il tuo popolo sta morendo di fame, perché tu sei qui da solo? Sopravvivere fuori dal regno non è da tutti. Non c'è! L'avrei messa, ma non c'è. Perché Omni-Man l'avevo acquistata nel negozio. Che tra l'altro ho usato anche tipo i crediti, quelli premium. Porca la miseria. Però sono andato a vedere anche prima e non c'è la voce di Peacemaker. A meno che io sappia, non l'hanno ancora messa. Perché sennò l'avrei messa. Se potevo comprarla, ecco. Qua il cappellaio matto affronterà la tizia con le ali robotiche. Ebbene sì. Il cibo fresco. Mi sono fatta aiutare dal Cyber Lin Kuei. Ciapa. O da Sub-Zero adesso, ecco. Perché comunque sta a fare le robe anche... anche in questo momento, sto stronzo. Mamma mia, Kung Lao devastato. La devastazione totale. C'è? Dopo vado a vedere. Magari non l'hanno ancora messa. So che Omni-Man l'avevano messa quasi subito. Via questa! Non ho ben capito cosa gli sia entrato dentro, ma non ho ben neanche capito cosa gli sia il contrario di entrato fuori. Rain e Striker, la coppia incredibile, la polizia bagnata contro Nitara e Sarina. La coppia bagnata. Sembra sempre che voi esterni vi sentiate superiori. Rispetto ai veterniani, lo siamo. Salve Zeki, benvenuto, sono contento che hai sbloccato l'account. Perché anche buon Fabietto mi aveva detto che ogni tanto gli capitava anche lui sto problema qua, no? E adesso non so da dove stai guardando, se da cellulare o da qualcosa, ma purtroppo in sto, all'inizio dell'anno Twitch è buggato come la merda. E purtroppo salta fuori sempre qualche bug. La coppia annacquata, lol. Effettivamente. Con Rain più che il poliziotto gli andava bene il pompiere. Ora da cellulare, ok. I mitici bug di Twitch. Twitch non è... non è partner con Rain, dato che è viola, perché altrimenti lo starei mazzolando per bene. Porco il... demonio demonifico. Allora, facciamo quella di Sarina, perché non so perché non l'ho messa. Comunque, benvenuto. Anche non so che anche di Spawn, il vestitino della Sarina, se proprio dobbiamo stare lì a guardare. Nitara contro quella maledetta di Kitana, fortunatamente non è quella di Mortal Kombat X. Sto morendo di caldo. Millenni fa i nostri regni erano alleati, poi il mio si è evoluto oltre il tuo. Sto a morì de gallo. Perché hasta qua a tirare fuori idee su cosa dire eccetera eccetera mi fa mandare in pappa il cervello. Soprattutto perché dopo devo mettere le mosse su schermo, perché giustamente io pro player di Mortal Kombat non mi ricordo un cazzo. Anche perché se devo giocare tutti i personaggi, ciao. Ci assomiglia un pochino a la pelle di Spawn. Te, infamone. Infamona.
A lei come va, Geki? Geki, porca miseria che sono in bocca a Geki. Che duro io. Sti maledetti. Kitana, lei è una guardiana di Melina. Non so se è un bene o un male. Non so se la devo ammazzare. Aia, e vabbè, Tremor. Tremor che ha preso in prestito un meteorite da coso. Guarda, ieri ha piovuto tutto il giorno. Stamattina c'era un sole che spaccava le pietre. Mo si sta rannuvolando ancora. Però, vabbè, tipo mezz'ora fa ho spento la puttana Eva. Perché ho spento la stufa. E sto a morire caldo. No, che gli dovevo fare il cribbio. Vada Sarina, vita da strega, pazzi. Oh, gli ha fatto anche la piastra ai capelli, Nettara wins. Dai, sbloccami la brutality. Porco schifo. E ciao, sono a livello 1. Scorpione e Shujinko sono i prossimi che affronteremo in questa scalata. Superiamo il tuo clan 10 a 1. Ciò nonostante ne usciremo comunque vittoriosi. La donna che sto usando io, caro Zeki, è con le sembianze e ovviamente la voce in inglese di Megan Fox, che hanno fatto sto incredibile crossover con Mortal Kombat. Chi è? E ci sta dando dentro. Non sto usando il cameo, però vabbè. Purtroppo così. Quanto è bella la skin di Scorpion. Che due coglioni. Beh. Basta. Ma tra l'altro la mossa, la fatality di Shujinko è ispirata a Kill Bill. I 5 pugni. Esatto. Bravo. Io, Zeki, non so se lei sa qualcosa di Mortal Kombat, se conosce qualche personaggio, ma se non lo conosce o anche conosce qualcosa, dopo le dovrò chiedere un aiuto, dato che dovrò fare l'ultimo scontro contro Kitana e chiederò il suo avvallamento. Ovvero chiederò a lei contro chi andare. Basta con ste get over! O al massimo ti faccio vedere i personaggi, non c'è problema. No! Faccio la mossa perché la voglio... Aia! Non perché la voglio prendere la Fatal Blow. La carotide mi servirebbe però, vecchio. Vecchio! Ti faccio la Fatal Blow ma non ti becco perché fa il salto. Porca miseria. Ste cazzo di Fatal Blow come quelle di Takeda, se non mi sbaglio. Che fastidio. Ciao ciao telecameraman. Mi dispiace, ma Nitara brama la tua carotide. Siamo già giunti allo scontro gocce d'acqua, provenienti da un nuovo mondo. Vanno fermate perché sennò ci ciulano il posto. Anche il tuo Veternus è arido. Abbiamo saputo contenerci. Round one, fight. Round one, faio. Ovviamente l'avversario col colore più bello del mio. Perfetto, c'è come personaggio, quindi alla grandissima andiamo contro di lui. Non problema proprio. Thank you very much. Con l'ultimo scontro. Ma adesso lui deve essere fermato con un altro personaggio, quel maledetto di Shang Tsung. E il suo nome è Nitara Fox. E giustamente lei mi prende sta stronza. Cellulare che mi cade per terra. Beh. Amo il cibo fresco. Round two. Oh, ma mi ha fregato pure le... come si chiamano? Le ali, sta stronza. Ma come se permette? Sta cosplayer. Oh, tornatene da dove sei venuta.
E ovviamente se avrai i soldi per farti il costume, perché... E soprattutto anche quelli che te lo cucciono. Vai Nitara! Apri il portale di Dio! Insomma, mica tanto di Dio. Nitara, mi dispiace, ma adesso fai una brutta fine. Perché qua ce ne può sta soltanto uno. Nitara ha sempre fame. Datemi tutti i crediti che devo andare a sbloccare le skin. Ma ora, contro gli stregoni, nella piramide puntosa vanno fermati. Com'è possibile che tu non abbia capito chi fosse Damashii? La mia versione titanica è una maestra, manco a Alien. Cioè, vai Nitara, tira le robe che soltanto su... tu sai tirare, e non beccare ovviamente l'avversario, perché sia mai che gli faccio danno. Porco il demonio. Shang Tsung, finalmente la tua ora è giunta. Se non mi sbaglio eri sta... no, era stato Quan Chi a portarmi qua nel porco schifo, se ti pare ancora Cristoforo Colombo. Oh, se non mi sbaglio era stato Quan Chi a portare Nitara su questo regno per poterlo aiutare ad aprire i portali degli spiriti. Ma adesso io bramo il mio destino. Oh. Round two. Aia. Tu hai degli artigli impiantati sull'avambraccio che usi una volta ogni tanto con del veleno attaccato. Invece i miei sono artigli che fanno male già di mio. Non vado mai dal pedicure o dalla manicure. E Sarina mi dà una mano per tutto il resto. Il vostro corso è finito. Se ci deve essere un nuovo capo del male, quella sarò io. Nessuno ci fermerà. Quan Chi è fallito. E con esso il mio tentativo di sfamare la mia gente catturando creature viventi. Avendo caldeggiato io stessa l'alleanza, sono stata chiamata a risponderne. Se non avessi conquistato nuovi terreni di caccia, la congrega mi avrebbe messa al bando. Poi, all'improvviso, un'illuminazione. Non serve conquistare nuovi regni per sfamare la mia gente. Basterà catturare un numero di creature sufficiente alla riproduzione. Allevandole, Veternus avrà una fonte di cibo rinnovabile. Per cominciare ne procureremo alcune migliaia. Un numero irrisorio, vista la popolazione dei reami, nessuno noterà la loro scomparsa. Ma sarà più che sufficiente ad avviare un allevamento intensivo e a placare la voracità di Veternus.